Potrebbe essere la stufa a pelle. Ok, intanto siamo partiti anche con la diretta su YouTube. Buongiorno, 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 buongiorno. Riparte la diretta Intermarket. Saluto Ivan, ciao Ivan. Ciao, ciao Renato, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Chi è già collegato su Zoom, ovvero Giovanni Mauro PT. Fammi qui l'audio del computer, tablet. Buongiorno Giuseppe, buongiorno Giovanni, che ha scritto parte il DAX per il momento, borse europee forse salvate dall'IFO. Gennaro, buongiorno, buongiorno Maurizio, tu che sei dall'altra parte. Roberto Malta, tradiamo pure il pellet di Ivan. Saluto Marco Provenziani che è solo lì su YouTube. No, c'è qualche altra gente, non è solo. Però Marco oggi mail arrivata puntuale. Marco, quella email mi raccomando, sotto c'è un PS, a tutti lo dico. Cliccate, mandate un messaggio di testo qualunque, così la mia email renato@decarolis.tv resta tra importanti, tra le email, i contatti importanti, e quindi siete più certi, sicuri, insomma, che arrivi a destinazione l'email promemoria. Buongiorno, 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 buongiorno. Allora Ivan, mamma mia, che inizio di settimana. Ovviamente Brexit, ma non solo Brexit, si guarda molto alle curve in questo periodo, curve dei rendimenti che si intersecano, si girano, si invertono. Ma adesso vi farò vedere, l'ho già pubblicato venerdì scorso, uno studio di Credit Suisse molto 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 interessante. Intanto Eleonora, buongiorno oggi da qui perché sono in giro. Brava Eleonora, buongiorno Mr. Player. Bene bene bene, arrivano pure gli amici su YouTube. Ivan, allora, se vogliamo cominciare a condividere il tuo monitor, così cominciamo a vedere. Ovviamente, anzi, aspetta, prima di farlo io intanto cambio l'inquadratura da qui, mi metto da qua, ecco qua, prego, vai vai con la condivisione, faccio stop share il mio, così magari è anche più semplice per te. Buongiorno, 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 ci siamo, ci siamo, ci siamo. Brexit, quanto durerà ancora Theresa May? Eccola qui, la piattaforma STO MetaTrader con l'indicatore De Carolis e Kinashi che potete avere gratis, grazie a STO, così come anche il servizio formazione operativa di Ivan, adesso vi spiegheremo per bene. Movimentata GBP NZD questa mattina, vero Ivan? Sì, peccato, peccato perché aveva fatto questa bella candela di espansione sul grafico orario, eravamo in guadagno di circa 36-37 pips, ho fatto mettere lo stop in pari perché vista la volatilità che c'è in questi giorni, insomma non mi fidavo a tenerla con lo stop sotto questo minimo che inizialmente era di 50. 56 tips più o meno, quindi l'ho fatto portare in pari e come spesso capita quando si portano gli stop in pari si va a prendere lo stop e purtroppo ci ha buttato fuori dall'operazione con un paio di pips di guadagno, però vabbè, adesso vediamo se magari matureranno le condizioni per rientrare, perché devo essere onesto, qui e infatti sta iniziando a risalire. Le condizioni potrebbero anche esserci, nel senso che ha rotto con forza questa media mobile molto rapida, è una media mobile a 8 periodi, l'ha ritestata, i volumi sono ancora decisamente rialzisti, il vortex ancora invece ribassista, per cui indicazioni contrastanti da questo punto di vista, però tecnicamente un possibile allungo verso la media mobile a 200 potrebbe anche starci, o comunque verso l'area di questi massimi che avevano caratterizzato la giornata di venerdì, appunto. Quindi adesso valuterò un attimo, se ci sarà eventualmente la possibilità, indicherò nuovamente un Ivan e ingresso. Giovanni Di Donato che scrive: la London Breakout non funziona più. Cosa rispondi? Come non funzionava? Proprio Giovanni che mi scrive sempre. Assolutamente, beh, uno stop in pari ci può assolutamente stare, niente. Scorsa settimana abbiamo chiuso nuovamente in positivo con altri, non ricordo se è un bilancio positivo di 45 pips, 50 pips, qualcosa del genere, quindi sta continuando a funzionare alla grande. Vediamo adesso, ripeto, se ci sarà la possibilità di rientrare su questa operazione. Purtroppo gli stop in pari fanno parte del gioco. Meglio uno stop in pari che uno stop pieno, ecco, perché almeno non abbiamo intaccato il capitale, per cui
abbiamo un'altra possibilità eventualmente per riprovarla. Certo, cioè, poi dice senza offesa grande Ivan da parte di Giovanni che segue l'operatività sul canale Formazione Operativa. Non lo so, vogliamo rispondere a Giuseppe che dice cosa ne pensate GBP Audi al volo, velocemente? Allora, andiamo a vederla sul grafico a 4 ore. Sì, lo vediamo rapidamente. Sì, la stavo monitorando già stamattina perché poi quando vado a scegliere i cross per fare anche la London Breakout do un'occhiata a tutti i cross. E devo dire che allora su 4 ore è impostata al rialzo. Attenzione però perché vedete che questa candela ha uno spike di bassista con dei volumi tra l'altro piuttosto evidenti al ribasso. Anche qui arrivano indicazioni contrastanti però perché il vortex rimane rialzista, per cui se dovessimo vedere il grafico così a 4 ore vi potrei dire che qua c'è stato un impulso ribassista, una correzione e quindi potrebbe eventualmente ripartire un nuovo impulso ribassista. Per cui sarei portato a dar peso a questi volumi, ma sappiamo anche, insomma, che con la giornata che ci aspetta sul fronte Brexit, state attenti perché potrebbe succedere tutto e il contrario di tutto. Qua abbiamo un'area di resistenza molto evidente, che possiamo anche vedete, segnare sul grafico. Siamo più o meno in area 1,878, 1,88, facciamo. Bene, bene, bene. Quindi Qualcos'altro di cui parlare ma oppure rinviamo al canale? Esatto, sì, ci sentiamo sul canale. Allora, intanto metto il link per aderire a quella che è la promozione per avere gratis l'indicatore De Carlo Sechinasci o solo l'indicatore o solo la formazione operativa di Ivan Gaddari, che include anche oltre alla possibilità di usufruire del servizio gratuitamente, Ivan, se ce lo Sì, ricordi, cosa allora include? si può contattare chiaramente Marco Pianezza, 3 mesi gratuiti sono possibili con la promozione del CTO e all'interno di questi 3 mesi gratuiti c'è la possibilità di avere una coaching mensile della durata di un'ora con me, quindi un totale di 3 ore per appunto i 3 mesi della durata, dopodiché chi rimane appunto con il CTO avrà uno sconto a vita del 50% sull'abbonamento mensile. Per cui direi Perfetto, che perfetto. un'ottima promozione. Va bene, fai pure stop share, così ci vediamo bene. Salutiamo e quindi, insomma, se volete tutti gli aggiornamenti, la formazione, le alert di trading, le news, video analisi, la coaching individuale, potete aderire alla promozione. Il link ve l'ho messo sia nella Zoom chat che quella di YouTube. E quindi, perfetto. Allora, grazie, grazie Ivan, buona settimana. Grazie Renato, buona settimana a tutti, a domani. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, adesso vado io a condividere nuovamente il mio screen e cominciamo a vedere quello che è il calendario macroeconomico. Posso togliere anche l'auricolare. E allora, ci sono state dichiarazioni di Ivans che era intervistato proprio in tempo reale, poco fa, a Bloomberg. L'ho visto. Intanto saluto Marco su YouTube e Romolo. Romolo, ciao Romolo, com'è andato Romolo il weekend? Romolo, l'IFO, eri short sul DAX o eri long? Ti è piaciuto l'IFO oppure no? Perché l'IFO a sorpresa, vedete, positivo 99,6 dal precedente 98,5, precedente ci si aspettava fermo 98,5, invece c'è questo ottimismo, vediamo un po', vedete, eccola qua, vedete, c'era questo trend ribassista, questo 99,6 potrebbe essere la svolta dopo il manifatturiero però della settimana scorsa che è stato decisamente negativo. E poi andiamo a vedere, c'è membri anche Hanson, ha parlato prima Hanson per quanto riguarda la BCE, c'è poi Curray, membri della Fed, insomma inizio di settimana, come sempre lunedì abbastanza soft. Questa è l'ultima settimana con l'orario differente, quindi questa è l'ultima settimana in cui l'America ancora aprirà un'ora prima, chiuderà un'ora prima. Che weekend ci aspetta? Dovremo svegliarci prima, durante il weekend. Marco, non so perché non riesco a vedere la trasmissione su Zoom. Marco, guarda, solitamente sono tanti apprezzamenti su Zoom, la piattaforma che è fantastica. Ci
non lo so se c'è qualche problema anche con l'antivirus, se sei in una rete aziendale, non lo so, però l'importante è che almeno tu ci sia qui su YouTube, riesca a seguire. Occhio, occhio, gold, Marco, 1300, quasi 18 gold, attention please, e andiamo a vedere allora a un certo punto nella seduta di venerdì scorso il Dow Jones drops more than 450 points, più di 450 punti, ma che cosa è successo? Che cosa è successo? Che cosa è successo? Che cosa è successo? Ma voi me lo sapete spiegare? Ma, cioè, è vero, dati macro negativi. Si sono invertite le curve, hanno invertito le curve il 3 mesi poi, si sono appigliati al 3 mesi che è abbastanza volatile rispetto al 2,5 anni. Andiamo a vedere sempre dal sito di Trading Economics, vedete tutte quelle che sono le varie scadenze di rendimenti 2,46, il 3 mesi che aveva invertito 2,46, ma è questo il 2 anni 2,33 che resta ancora a distanza vicini, però ancora non c'è l'inversione. Comunque, anche quando il 2 anni ha superato quello del 10 anni, gli amici di Credit Suisse hanno fatto questo studio e dice: Femina, no panic, tranquilli, tranquilli, perché comunque non è che quando c'è questa inversione subito succede. Comunque, vedete qui lo spread tra il 3 mesi e il 10 anni hanno invertito per la prima volta, non accadeva dal 2007. Comunque, qualcosa che ci sta dicendo qualcosa, ma probabilmente dovuto a quelle che sono le conseguenze della politica monetaria della Fed. Fed, a proposito di Fed, poi parlerò anche di Moore, il prossimo candidato a entrare nel board della Federal Reserve. Mr. Player, purtroppo le reti aziendali a firewall che bloccano molte piattaforme, santo YouTube che tutto permette. Vedi, abbiamo risolto, quindi c'è YouTube, per fortuna c'è YouTube. Mr. Player, guarda qui, no, questi qui che stanno insultando, chissà per cosa avrà segnato la loro squadra del cuore. C'è uno studio, eccola qua, guardate quelli che sono i ritorni quando il 2 anni e il 10 anni invertono. La media, allora, month, i mesi dopo l'inversione, è quella che è stato il ritorno, il rendimento dell'S&P 500 dopo 6 mesi, 4%, 11,60, 15,70, 14,95, è arrivato il momento di comprare, insomma, dopo il crollo di venerdì scorso, questo è il momento to buy, insomma, anche se è 2-10 anni, questo si parla di 2-10 anni, che poi, ripeto, a prescindere adesso da questo uno studio che comunque ha una sua rilevanza. Sulla base di cosa c'è stata questa accelerazione? Può anche essere che adesso vedremo i grafici, si era arrivati troppo alti, oramai a ridosso di quelli che erano i massimi storici e quindi stavano chiudendo un po' di panic selling, emotività, portata a chiudere velocemente delle operazioni, perché comunque tutti lì che stanno a dire ci sarà anche recessione, ci sarà recessione. Il 3 mesi, non il 2 anni, il 3 mesi è invertito rispetto al 10 anni, non accadeva dal 2007, però magari siccome stavano tutti lì pronti a dire, ve l'avevo detto che l'America doveva andare in recessione e quindi anche perché adesso entriamo anche nella fase del trimestrali e lì sono attesi numeri negativi, una media parlo ovviamente, e ovviamente se le aziende balbettano e poi ne va di conseguenza si vede anche sull'economia globale. Comunque, alla fine, calma e sangue freddo, calma e sangue freddo e vedremo quello che succederà in seguito. E Brexit, Brexit, Yellen, c'è una dichiarazione della Yellen, attenzione, don't see Yell curve inversions, la Yellen che sa, che sta guardando la diretta Intermarket, interviene la Yellen, attenzione, per in risposta a quello che vi ho fatto vedere adesso, non vedo nell'inversione delle curve un segnale di recessione, grazie Yellen, non sono una fan dell'MMT, adesso poi lo spiego un altro giorno, fiscal policy maybe needs greater role in mid low rate, hai visto la Yellen, allora mi sta seguendo, cara Yellen. Cara, ci manchi, quanto ci manca la Yellen. È arrivato pure Carlo. Buongiorno, io dico da niente, lo dico da niente. Credit Suisse dirà pure don't panic, ma da mesi invia report settimanali interni consigliando alleggerimenti su Wall Street. Grazie, grazie grazie Carlo per questa aggiunta. Comunque la Yellen che ci guarda è una notizia, è una notizia. Ed eccola qui un'altra signora, chissà per quanto tempo ancora la vedremo, perché oramai sembra arrivata proprio, non la sua fine, il governo oramai anche dopo la manifestazione che c'è stata, oltre 1 milione, dicono gli organizzatori, 5 milioni di firme per fare un nuovo referendum, put it to people, dillo, fallo dire alla gente, insomma, esprimere il proprio parere. Mattia, oggi mi chiedevo, ma Mattia, non lo vedo più, Mattia, come va? Tutto bene? Spero bene, Mattia, sentivo la tua mancanza, Mattia, tutto ok?
Teresa, Mattia, Teresa, oramai insomma c'è una rivolta interna, si sono divisi durante il weekend nella sua residenza di campagna, pare l'indiscrezione proprio di questa mattina che abbia detto se votate al mio Gio, if you vote for my Gio, se votate per quello che è stato l'accordo che ho preso con l'Unione Europea, poi me ne vado, basta che lo votate, basta che lo votate e andiamo, facciamo questa Brexit. Ma adesso tutti gli scenari sono sul tavolo. Nuovo referendum, nuove elezioni, governo nazionale d'emergenza per portare avanti. Insomma, oggi ci saranno anche delle votazioni importanti. Andrea, la Yellen ci manca come i forestali in Sicilia, scrive Andrea. E attenzione perché proprio dal profilo Twitter della UK House of Commons, la Camera dei Comuni, che dice oggi sono previste anche uno statement, una dichiarazione da parte di Theresa May, e vediamo il programma insieme. E ho notato, non lo so se è qualcosa di tecnico, leggendolo così alle 2:30 ora inglese, ovviamente, prayers, si comincia con le preghiere, mi fa piacere, che aprono la seduta con una preghiera. Intanto Mattia dice, ero impegnato a capire Teresa, una donna confusa e felice. Questo è il programma, Mattia, allora, non c'è scritto quando parlerà Teresa, quindi ancora non è in calendario, però è attesa una dichiarazione di Teresa May dopo quello che è stato il suo intervento a Bruxelles, dove noi europei gli abbiamo detto: ok, ti diamo tempo fino al 22 maggio, se tu, prima delle elezioni europee del 26, se tu però il tuo accordo viene votato alla Camera dei Comuni. Se no, 12 aprile fate le valigie e ve ne andate senza un accordo dall'Unione Europea. Quindi questo andrà Theresa May a riferire oggi al Parlamento, alla Camera dei Comuni, Westminster. E vedete la votazione dalle 10 p.m. in poi, quindi dalle 11, si fa tardi stasera, si fa tardi, dalle 11 in poi ci saranno altri emendamenti, voti, che cercheranno, hanno come fine quello di dare, far prendere in mano la situazione Brexit al Parlamento. Theresa May oramai sembra solo una questione di ore, giorni, non lo so, oramai sembra oramai che non abbia più il sostegno all'interno del suo partito, governo, Parlamento, neanche a casa sua, praticamente litiga pure il marito, è sposata Theresa, dovrebbe essere sposata, quindi oramai, povera Teresa, Teresa, ti sono io vicino, ti sono io vicino, Theresa May. E poi altra notizia durante il weekend, il fatto che il report di Mueller che indagava se c'erano delle interferenze durante la vittoria, la campagna politica di Trump nel 2016 con i russi, o ha cercato di ostacolare la giustizia nel far emergere la verità, non è uscito nulla. Però attenzione, non è uscito nulla, ma non è neanche tan positiva sta cosa. Vediamo, povera me, scrive Marco intanto. Interessante anche la manifestazione a Londra di ieri, mamma mia, era impressionante, la BBC, la camera sopra, era, non finivano mai le persone. Quindi allora non si parla, quindi non ha cospirato, coordinato qualcosa contro, con la Russia per interferire nelle elezioni del 2016, però anche non si può dire che non abbia fatto nulla praticamente, cioè una e due, tutte e due le cose, quindi ok, non ha fatto niente, ma non posso neanche dire che è innocente proprio, però alla fine dov'è che dice... Non ha comunque superato comunque le azioni di Trump didn't reach the bar of crime, non hanno raggiunto quella che era la barra oltre la quale si può dire che è stato un criminale. Trump è stato un criminale. Trump ovviamente subito sul suo profilo Twitter ha festeggiato no collusion, no obstruction, complete and total exoneration, keep America great. Adesso scrive keep America, non make America great, perché dice oramai sono 3 anni che sono quasi 3 anni, 2 anni e mezzo che sono in carica e quindi devo dire che oramai l'America è great, è grande, grazie a me. Gennaro, che succede? Ciao Renato, grazie, devo andare alla pro... Già, Gennaro, te ne vai così, ci lasci così. Gennaro, va bene, dai, per questa volta si scusa, visto che mi hai portato il permesso dal preside. Gennaro, ci vediamo domani, poi vedi la registrazione, ovviamente. Grazie, grazie Gennaro. Marco, poi l'hanno messa alla gogna. Mattia, il marito di Teresa è triste, senza Brexit niente più casa libera. Marco, ma devo ammettere che ne uscirebbe con grande dignità professionale, politica e umana. Lei che aveva votato contro Brexit, ma come si fa a mettere a capo di un governo che deve fare tutto il passaggio a Brexit, a mettere colei che ha votato contro Brexit? Io non ho mai capito questa cosa, sinceramente.
Un'altra chicca? La volete? La volete un'altra chicca di venerdì? Proprio in chiusura, come mi è arrivato l'alert da The Wall Street Journal, sono stato il primo in Italia. Sono stato il primo in Italia perché è del The Wall Street Journal la notizia che Moore, in dialetto pugliese, no, per carità, Moore, Stephen Moore, Trump, poi l'ha detto proprio ha confermato, l'ho detto prima io di Trump praticamente, pure venerdì scorso. A conferma Radio Renato, seguite Radio Renato sul mio sito renatodecaroli.it, trovate tra le news Radio Renato. Ha indicato questo signore qui come possibile nuovo membro della Federal Reserve, membro della Federal Reserve. E adesso, grazie a The Wall Street Journal, questo è da sentire, questo è da vedere, sentiamo, seguitemi, seguimi. Quindi, Trump, che però deve essere approvato dal Senato, la nomina. E guardate qui le ultime dichiarazioni del Wall Street Journal, hanno fatto queste ultime dichiarazioni su questo signore qui che Trump vuole nominare come membro della Fed. E questo signore qui ha detto in passato, e scrive anche commentatore sulla CNN, editoriale sul The Wall Street Journal, I think the Fed is a disaster, la Fed è un disastro in dicembre. Poi, questo quando praticamente dopo che la Fed a dicembre aveva alzato i tassi di interesse. I think Powell should resign. Penso che Powell dovrebbe dimettere. Cioè, questo adesso diventa membro della Fed e qualche mese fa diceva queste cose, che la Fed è un disastro, che Powell dovrebbe dimettere. Cioè, immaginate adesso quando si trovano lì al board per decidere cosa fare, si vedranno negli occhi lui e Powell. Tutti dicono che dovrebbe essere indipendente. C'è un altro. Qualcun altro che ha scritto una minaccia per l'economia. Powell, dovremmo discutere del fatto che in questa nazione se effettivamente abbiamo bisogno di una Fed. E tu ci vai a lavorare adesso. Lui diceva: ma abbiamo bisogno della Fed in questa nazione? Basterebbe proprio in un'intervista al giornale, The Wall Street Journal, basterebbe mettere qualche semplice regola che la Fed deve fare solo quello, il compitino, che è quello poi in base all'andamento del dollaro, tenere sotto controllo quello che è l'andamento del dollaro, si mette qua, insomma, immaginate a cosa si va incontro se dovesse poi effettivamente essere ratificata questa nomina di Moore, cioè si vedranno lì belli. You said that, no, actually I didn't mean that. E insomma, e quindi Powell, Moore da piccolo mi rubava le merende, Mattia, c'era solo lui queste news. Trump no collision, sì al colluttorio. E quindi insomma, mamma mia, sarà interessante vedere che cosa sarà se sarà nominato, effettivamente nominato, quindi un po' risponde quelle che sono le idee di Trump sulla Fed, devo dire, un po' conferma, lo conferma. Andiamo, share, condividiamo il monitor, cominciamo a vedere un po' di grafici che qui comunque il mercato, lo scossone lo ha sentito. Nella giornata di venerdì, oggi Tokyo meno 3%, Tokyo meno 3%. Questo che state vedendo è già il grafico dell'indice giapponese, dove è in postazione ribassista, però adesso sta testando la parte bassa del canale. Andiamo tutti insieme a remare sul canale Moore. Tutti hanno diritto di governare la Fed per un giorno, scrive Mattia News. E vedete, siamo su quella che era una precedente resistenza, che adesso potrebbe fare da supporto, ma il colore è rosso, rosso è Kinashi. Quindi trend al ribasso. Certo, se mi fa una chiusura sotto i 20.913 con la candela rossa e Kinashi, sempre col trend ai Kinashi, rafforzerebbe una view che è già in corso, si è preparata, sta partendo un movimento al ribasso. Il dollaro yen adesso 110,21 dopo essere sceso sotto 110. E andiamo a vedere gli indici americani, se c'è area di inversione. Questo è l'S&P 500 e basta questi messaggi che stanno arrivando sul cellulare. L'S&P 500, vedete, rosso, verde, le rosse sono piccole, quella di oggi è decisamente più corposa. Aspetterei la conferma oggi con una chiusura altrettanto negativa, perché può capitare con le candele Kinashi, c'è la candela rossa, ma chiude con il segno più perché le candele Kinashi prendono i valori della seduta precedente. Quindi questa candela rossa, se bella così, ciotta ciotta, piena piena, dovesse essere confermata con il segno meno a chiusura a fine seduta, S&P inverte. Poi il Nasdaq invece, che andava bello tonico, ancora no, la candela rossa comunque anche qui, se dovesse chiudere con così bella estesa, segno meno,
anche Nasdaq inverte e il Dow Jones, che fa il Dow Jones? Il Dow Jones aveva già invertito. È un po' come il grafico, vedete, quello di Tokyo, cioè dentro un canale, impostazione ribassista, una bella conferma, si mi fa una bella chiusura sotto i 25.370 e andrebbe anche lì a toccare la media mobile a 200 semplici. Una media mobile così, giusto un aiuto in più, non è determinante, ci dice solo quello che già in qualche modo vediamo, una conferma in più. Mettiamola in questo modo. Quindi Tokyo al ribasso, come il Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, si sta formando una possibile candela rossa ai chinasci. Vediamo in Europa, com'è la situazione in Europa? Erano tutti a ribasso tranne l'Italia praticamente e ahimè già lo sapete, vero? Lo sai già, lo sai già. C'è la candela rossa, c'è la candela rossa. Ora siamo a 21.156, era sceso anche sotto i 21.000 a un certo punto. L'indice IFO, che abbiamo visto insieme, è stato positivo. Per il momento ha salvato, sta salvando, sembrava anche dopo il meno 3 di Tokyo, dopo i 450 del Dow Jones, la chiusura negativa di Wall Street. Oggi sembra una giornata, un inizio settimana molto molto difficile. Per il momento tiene, io mi sposto qui, mi metto al centro perché qui sopra di me c'è una candela rossa che nasce anche sull'indice inglese che sta spingendo anche sotto la media mobile a 200, vedete? Questa è l'impostazione dell'indice inglese. Adesso poi andremo a vedere se a questo punto la sterlina sta invertendo a rialzo, perché solitamente da quando c'è Brexit, se questo viene giù, la sterlina sale su, perché all'interno qui in questo paniere del FTSE 100 ci sono tanti titoli che fanno affari, aziende che fanno affari con l'estero e quindi business con l'estero, la svalutazione della propria moneta, sono contenti. C'è l'impostazione al ribasso, resistenza di riferimento 7.329 e gli altri erano già al ribasso. Il DAX, l'unico indice europeo di quelli che analizzati qui in questa diretta, che non aveva mai chiuso sopra la media mobile a 200. Quindi, e lo sapete, tu lo sai che era più debole, stava sottoperformando decisamente rispetto agli altri indici europei. C'è la candela rossa anche sul nostro FTSE MIB, la resistenza di riferimento in questo momento è 21.370. Certo, le altre rosse come qui e qui non hanno brillato. Vedremo, vedremo. Non mi piace neanche il livello di riferimento, non mi fa impazzire. Qui posso dire che era un ex supporto, questo sì, ma andando indietro nel passato non è che, non lo so, non lo so. Certo, se l'avesse fatta qui a 21.634 sarebbe stata perfetta. Qui dovevi fare, perché l'hai fatta lì la rossa? Lì, più in alto la dovevi fare la rossa. E insomma, comunque l'impostazione al ribasso c'è anche sul nostro caro indice italiano. Questo è l'Eurostoxx, questo è l'indice francese, l'indice spagnolo che si sta posizionando sotto la media mobile a 200, è l'unico in questo momento insieme a quello inglese, chiamiamone ancora europei. Chissà se alla fine Brexit non ci sarà per niente, tanto rumore per nulla, 2 anni, 3 anni oramai, 2016, mamma mia, impressionante. Potrebbe anche accadere questo. Quindi, Europa al ribasso, decisamente al ribasso, l'America non ancora del tutto, aspettiamo conferme dal Nasdaq e l'S&P 500, Nikkei e Dow Jones al ribasso, però aspettando conferme se rompono i supporti che ho fatto vedere prima. E cominciamo a vedere allora un po' di Forex. Forex, Forex, c'è la candela rossa sull'euro dollaro. Il livello di riferimento, la chiusura più alta tra queste candele, prendendo la chiusura ufficiale 1,14,24. Che qui è una sorta di forzatura, una forzatura, però c'è da prendere atto, insomma, di questa candela rossa ai chinasci, che vedete, non lo so, non lo so, non mi fa impazzire, non mi fa impazzire. Bisogna andare molto, molto indietro nel tempo. Qui sì, è stato davvero un fortissimo livello. Vabbè, recentemente lo sappiamo, sembrava uscito da un letargo, poi rientrava, si svegliava e poi si riaddormentava. Ora come ora c'è questa impostazione, mentre è interessante, decisamente più interessante, il discorso sotto, al piano di sotto, dove c'è il CHF, dove ancora non c'è la verde, però la rossa è diventata più piccola e guarda caso, guarda dove si sta formando, sopra proprio ha trovato un letto sulla media mobile a 200. Vedete qui l'aiuto che può fare in questi casi per quanto riguarda la media mobile a 200. Il dollaro yen spinge al ribasso sotto la media mobile a 200 e sotto la resistenza 111,89, chissà se avrà la forza per arrivare prima qui, potrebbe esserci, vedete proprio qua un ex resistenza, sta già testando, semaforo rosso però ai chinasci più in basso, poi 107,66, la sterlina, eccola là, eccola là, eccola là, è sopra di me, sopra di me. L'impostazione a ribasso dell'indice sta portando ad una possibile verde e la media mobile a 200, vedete, perfetta, perfetta, in questo caso sta facendo da supporto per quanto riguarda la sterlina. Ora,
Tutto questo, mercato americano, l'obbligazionario, ci vuole una conferma del dollaro, una svalutazione del dollaro. Io qua invece vedo un euro-dollaro impostato. Certo, può anche essere che l'euro è più debole del dollaro, ma il dollaro CHF sta per invertire, il dollaro è debole contro yen. Un discorso obbligazionario, secondo me, se non è confermato anche dall'andamento della moneta americana, non mi convince. Comunque, i 2 anni ancora non ha invertito, eppure se inverte, Credit Suisse ci hanno fatto vedere che nel periodo successivo il mercato tende a salire, quindi non è effetto immediato, non fatevi prendere dal panico. E le materie prime che sono quotate in dollari, qual è la situazione? USD CAD, l'abbiamo detto proprio venerdì, anticipato la candela verde sulla resistenza quasi 1,33, 1,3296 per la precisione, ha anticipato quello che poi è stato la conferma di un'impostazione ribassista per il petrolio che ogni tanto si ricorda di avere un legame col mercato azionario, quindi anche qui abbiamo una sorta di risk off, mentre il gold che si ricorda di essere bene rifugio sale, 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 sta puntando ai massimi di periodo, vedete pian pianino sta salendo. Qui c'è questa situazione di resistenza, piccola resistenza verso i 1322, area 1322, ma il semaforo è verde ai chinasci. E anche il Brent qui in basso, vedete, ha invertito. Non sono anche qui livelli che mi fanno impazzire, sia per quanto riguarda il WTI che il Brent. Chiudiamo col mercato obbligazionario, il decennale americano dopo aver superato l'ostacolo 122,82, vedete che è stata una bella resistenza in passato, ma questa volta il semaforo rosso ai chinasci non c'è stato, i 124,15, anche qui siamo di fronte a un bel livello, quello che da quando è stato buttato giù e poi ha fatto tutto questo di minimi verso 117,6, oltre 3, questi sono i prezzi che vanno da parte opposta ai rendimenti, i rendimenti qui erano molto il 3%. E adesso è qui, ben al di sopra della media mobile a 200, e quindi obbligazionario. Certo, comunque non bisogna sottovalutare i segnali che ci sta dando il mercato obbligazionario. Qui dice di aggiornare, tanto non si aggiorna mai, è solo un fake news, fake aggiornamento. May under pressure, si è visto, sotto pressione Theresa May. Vi tengo aggiornati ovviamente su quelli che saranno gli sviluppi in merito alla vicenda del governo inglese, Brexit, se ci sarà un colpo di scena che potrà essere proprio non più Brexit. Theresa May oramai sembra avere i giorni contati. Dov'è il video? Andiamo da quest'altra parte. Eccomi qua, mi sposto, metto più al centro. Si chiude qui questa prima diretta Intermarket della settimana. Chiudo lo stream su YouTube e saluto tutti gli amici su YouTube. Ci vediamo domani puntuali 10:30. Anche chi sta guardando la registrazione nella descrizione trovi tutti i riferimenti per partecipare al live e alla promozione di STO per avere gratis l'indicatore dei canali Sekinashi e la formazione operativa di Ivan. Buona giornata, buona settimana e vado a